tutte. Allora, questa è la Nalar di oggi, come vedete, stra semplice. La particolarità sta più nella realizzazione di questo French, che comunque ha un sacco di riflessi, e quindi ho voluto fare un dettaglio che sia abbastanza semplice alla fine. E come al solito, poi sapete che a me non piacciono le nail art troppo sfarzose perché mi mettono a disagio poi ad andarci in giro, quindi non ci riuscirei comunque. E quindi preferisco andare per qualcosa di molto molto semplice. Purtroppo qui, mentre ho dato il top coat, non ho aspettato bene che il colore acrilico fosse asciutto, quindi un pochino i colori hanno un pochino sbavato, insomma. Però pazienza, adesso non mi va di rifarla, proprio no. Allora, accessori che ho utilizzato stavolta. I colori acrilici vengono da un set preso a Lidl per pochi euro. Poi il piedistallo e il dottery invece vengono dal sito di Bor Pretty Store. Questo qui viene con tutto quanto il suo set con 50.000 pennelli, utilissimi perché li avete tutti quanti a disposizione. E vi ricordo sempre che utilizzando il codice sconto che vi scrivo qui riceverete uno sconto del 10% sul vostro acquisto. E i prodotti che acquistate verranno con degli adesivi con il logo del mio canale. E dovrebbe arrivarvi anche un gadget. E io, come al solito, non prendo niente, neanche un centesimo dai vostri acquisti. È semplicemente un codice sconto, insomma. Niente, spero che la Nalar vi possa piacere. Vi lascio al tutorial. Un bacio. Ciao! Allora, stavolta inizio applicando come base il 188 della Laila, che è un perlato rosa, cioè un perlato, è quasi un trasparente con tanti glitterini fucsia. Molto carino. A questo punto prendo questo bellissimo smalto di Barry M, questo qui è il 312 Indigo, che è già la terza settimana di seguito che riutilizzo, però stavolta non lo utilizzo come monocolore, bensì provo a fare una French con questo colore. Come al solito prendo poco smalto. Ora sul poggiadito qui non l'ho mai fatto, però tentare non nuoce. No, sto scomoda. Poggiallato e ruota l'unghia. Poggiallato e ruota l'unghia. Spero si sia visto qualcosa. Mi sono macchiata la pelle, vado con uno stuzzicadenti. E voilà. C'è anche un'altra unghia al lato del dito e ruota. E lo stesso dall'altra parte, e poi me lo sistemo un po'. Continuo così anche sulle altre unghie. Ok, ora ho fatto una prova perché volevo passare uno smalto perlato sopra tutta l'unghia. E inizialmente avevo passato su questo, soltanto ho fatto una prova sui due pollici. E prima questo qui di Laila che avevo dato come base, però non è che mi fa impazzire dato su tutta l'unghia. E poi ho preso questo qui che era il top coat della linea Black and White della Essence 01 Make Me Old. Devo dire che mi gusta un po' di più. Quindi prendo questo qui e me lo vado a passare sopra tutte le unghie. Ne metto poco perché mi sembra davvero troppo pastoso questo smalto, quindi non vorrei che ci impiegasse una vita per asciugarsi. Però l'effetto è molto carino, secondo me. Ok, e continuo così su tutte le unghie. Questo
questo punto prendo semplicemente un colore acrilico bianco e un dotter. Non uso lo smalto bianco semplicemente perché se poi non mi piace l'effetto, con questo qui posso prendere un dischettino, un po' di acqua e andare a rimuovere soltanto il colore acrilico senza dover andare a rimuovere tutta quanta la base, cosa che accadrebbe invece se utilizzassi uno smalto. Però se non avete colori acrilici potete tranquillamente utilizzare gli smalti, insomma. Vado quindi a realizzare dei puntini in questo modo. Sbagliato qui. Ed ecco qui. Semplice, semplice, però secondo me dai, è abbastanza carina. E faccio la stessa cosa anche sul pollice. A questo punto non resta quindi che applicare il nostro top coat. Ecco, se avessi aspettato un pochino di più che asciugava il colore acrilico sarebbe stato meglio, ma comunque. Mi ha un po' sbavato, vabbè, pazienza. Continuo su tutte le unghie e nell'arte completata. Spero vi sia piaciuta e vi lascio le foto. Un bacio, ciao!